scelto, non, intenzionalmente, quindi non è un lavoro che è arrivato per caso. Svolgo questo lavoro da 30 anni e se dovessi scegliere, penso che sceglierei ancora questa professione. Diciamo che è stata una scelta un po' casuale. Appena laureata sono stata chiamata da una scuola, ho iniziato e sinceramente poi il lavoro mi piaceva, quindi ho continuato così. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono molto le lingue e amo anche molto essere a contatto con la gente. Sono stato un po' costretto dato che sono stato bocciato due volte ad un linguistico. Ho sempre sognato fin da piccola di lavorare in hotel e quindi spero che questo si realizzi, quindi per realizzarmi un sogno. L'inglese sicuramente era una delle mie materie preferite, mentre mi piacevano meno le materie scientifiche. Latino e matematica erano le due mie preferite, quelle mi piacevano di meno, era italiano e filosofia. Di sicuro quelle che mi piacciono di meno, matematica, e anche se non lo faccio più latino, a prescindere. Mentre invece quelle che mi piacciono sono inglese e discipline turistiche. Discipline turistiche perché comunque mi piace studiare l'aspetto aziendale delle aziende turistiche. Non mi piace matematica, c'è da fare troppi ragionamenti su dei numeri, io preferirei farli su dei discorsi. Ho degli hobby che coltivo da molto tempo, uno è il canto. Mi diletto a scrivere libri. Mi piace molto leggere, andare al cinema, andare in palestra. La mia vita è scandita dal rugby, faccio 4 volte a settimana questo sport. Nel tempo libero mi piace andare allo stadio, guardare il calcio, giocare a pallavolo, amo molto fare sport e odio rimanere sempre in casa. Riconoscimento sociale, piacevolezza del lavoro, retribuzione. Piacevolezza del lavoro, riconoscimento sociale, retribuzione. Come primo la piacevolezza del lavoro perché ritengo che un lavoro se ti piace lo svolgi meglio, la retribuzione appunto perché serve comunque per vivere e il riconoscimento sociale perché sia importante però relativamente. Il riconoscimento sociale mi interessa di meno, la piacevolezza mi interessa molto e la retribuzione anche. Ragionare con calma, anche se spesso sono molto impulsiva. Se devo decidere su una cosa che riguarda il mio futuro o una cosa abbastanza importante, preferisco ragionare con calma. Preferisco ragionare con calma prima di decidere. Dipende dalle situazioni. Dipende dalle tematiche in questione. In alcuni casi si può decidere subito, in altri casi bisogna ragionarsi. No, ragionare con calma è sempre meglio. L'ordine. A meno che il disordine non sia creativo. Creatività. Mi sembra che sia la cosa che esprime meglio la mia personalità. Assolutamente il disordine perché non mi ritrovo nell'ordine. La creatività perché dalla creatività si può far nascere molte cose e la precisione a volte comporta anche un po', diciamo, meno libertà di creare nuove cose. Parlando di me direi che sono una persona abbastanza disordinata. Se mi chiedi se mi piace la precisione o la creatività, direi che non le vedo come elementi in contrasto. Una persona può essere molto precisa e anche molto creativa. Preferisco decisamente il disordine, assolutamente creatività, perché appunto essendo disordinata non posso che non essere creativa. Decisamente quale persone? Persone, assolutamente. Il lavoro che mette in relazione con le persone, per il contatto umano, per uno scambio di idee, per una condivisione di problematiche e di soluzione di problemi. Mi piace di meno la burocrazia che si è creata negli ultimi tempi. Di più mi piace la relazione con gli altri, la possibilità di costruire dei rapporti positivi. Non ho aspetti negativi da sottolineare. La guida turistica per iniziare. Vorrei avere la possibilità di provarne molti per poi avere un'idea. Nel caso trovassi il lavoro che in quel momento mi piace, farò quello, se no andare avanti con gli studi. Non lo so, non ho la minima idea.
chiamo Laura, mascolo, faccio parte dell'Istituto Artemisia Gentileschi di Milano e noi ci occupiamo di materie soprattutto linguistiche. In questo progetto ci siamo soffermati molto, appunto, come ho detto prima, sulle attitudini, quindi sul significato di questa parola e che importanza può avere per noi durante tutto il corso della nostra vita. Questo progetto ci è servito molto per ragionare su aspetti che prima ritenevamo magari superflui, invece con questo progetto abbiamo capito che sono importanti, che se un lavoro ci piace lo facciamo meglio rispetto a un lavoro di cui non abbiamo le capacità. Quindi consiglio a tutti di partecipare a questo progetto e se non si ha la possibilità di partecipare a cercare in se stessi le proprie attitudini e cercare di capire se quello che si sta facendo è la cosa migliore o se si è proprio sbagliato indirizzo piuttosto che tipo di lavoro. Vai. Cioè, per la prima volta che ho fatto un percorso simile a questo. Aspetta. Sì, il secondo, grazie. Aspetta che ci devo pensare un attimo. Ok, ci sono. Ridi ancora. No, ho perso il filo del discorso.